Ciao a tutti ragazzi, come sempre bentornati sul canale del Tonsore Ignorante per quanto riguarda la rubrica Grooming e Hairstyle. Siamo tornati, sono tornato, rubrica che ovviamente è un pochino in stallo perché ho veramente pochi prodotti a riguardo da farvi vedere, quindi la prendiamo un pochino, ogni tanto la mettiamo, adesso inizierò a fare nuovi vlog su nuove cosine che ho in mente. Perché tanto ho a disposizione il sabato e la domenica, poi come sempre ve li farò uscire il martedì, così ho modo di registrarli nel weekend e anche di montarli. Per le sbarbate invece vediamo, perché molto probabilmente io inizierò due lavori, cioè uno è quello che ho già attualmente, l'altro lo inizierò probabilmente o da questa settimana o dalla settimana prossima, quindi veramente il tempo sarà ridotto, quindi magari cerco di inserire anche tutto nel weekend, posticipando le rasature, nel senso che le registro di sabato e ve le faccio uscire il venerdì successivo. Comunque, andiamo alla scoperta del prodotto che io oggi ho scelto di portarvi, l'ultimo dei prodotti Tenax che ho scelto, per quanto riguarda appunto la cura dei capelli, perdonatemi, la messa in piega dei capelli, ovvero la brillantina per capelli Tenax. Questa è quella bianco-gialla. Esiste anche la versione azzurra che, se non vado errando, è una gelatina. Non mi fanno impazzire molto le gelatine, quindi ho scelto semplicemente la brillantina. Io adesso, come al solito, mi vado a inumidire i capelli, ma non mi starò a lavare tutti i capelli perché questo veramente è il prodotto. Come vedete, ho i capelli un po' crazy oggi. È veramente il prodotto più semplice in assoluto per i capelli, sia che si parli di Tenax, sia che si parli proprio di prodotti per capelli in generale. Ho i capelli un po' pazzi oggi perché ieri sera dopo la doccia non li ho asciugati, quindi passo proprio velocemente le mani sotto l'acqua calda e le strofino sui capelli. Fatto, ovviamente. Salviettina che non è quella del bidet, ma è quella che io uso per farmi la barba, cioè che uso per asciugarmi quando mi faccio la barba. Vi siete mai domandati come una persona senza brillantine, senza niente in testa? Così, ecco com'è. Visto com'è? No, scherzi a parte. Era giusto un attimo per dare una ripresa ai capelli che saranno tutti stropicciati dal cuscino, ovviamente. Abbiamo dormito. È weekend. Allora, prodotto che si presenta molto cremoso e di colorazione bianca. Come potete vedere, assomiglia proprio a una pomata farmaceutica. Io la vado a mettere tra le mani. Profumazione molto simile ai classici prodotti Tenax a cui siamo abituati e come sempre inizio ad applicarla. Io ne applico un pochino di più perché vado a metterla 2 o 3 volte in realtà, anche 4, dipende ovviamente sempre quanta ne prendo all'inizio. Ad esempio, adesso sento che il capello è impomatato davanti, ma nella parte dietro del capello non sento pomata, quindi vado a fare la seconda presa di pomata. Come sempre la spalmo. Vedete, sembra proprio una pomata. E la vado ad applicare all'indietro. È molto morbida, eh? Cioè non ha una tenuta estrema nel momento in cui l'andate a fissare. Però come sempre la cosa buona è che è a base d'acqua, quindi non è a base d'olio, si rimuove molto facilmente come tutti i prodotti Tenax. Questa in questo caso potete anche semplicemente andare a sciacquarla con l'acqua. Io vado ovviamente a iniziare a dare un po' di piega al capello, perdonate un po' di brufoli, ma purtroppo sta settimana ho usato un po' di pomate a base d'olio e come sappiamo bene le pomate a base d'olio, se poi cascano sulla fronte, sporcano e creano l'acne, tipo le brillantine, tipo la Linetti per capirci. Come vedete, veramente, cioè, è la cosa più semplice del mondo, potete fare veramente tutto quello che volete con questo tipo di brillantina, perché indirizza i capelli dove meglio credete. Io adesso la sto giusto andando a stendere bene su tutto il capello, vado a dargli un minimo di piega. In questo caso andrò a fare un po' di slick back che con questa pomata tiene piuttosto bene, non ha una tenuta proprio estrema, ve lo dico, è molto flessibile, però poi quando secca
Gli do un 7 come tenuta, ecco, se devo essere onesto. Vado a cambiare pettine, prendo il pettine a denti larghi e porto già il capello con la texture larga, vedete? Questo tipo di texture, quindi una texture un pochino più moderna. Cioè, volendo posso tirarli tutti indietro, ma ovviamente per le vertigini che ho io sembrerei uscito da Gomorra. Cioè, vedete? Poi qua qualche capello è pazzerello. Cioè, volendo ci potrei anche stare a insistere, ma non mi importa perché non è quello che voglio fare. Olè. Mi aiuto come sempre con le mani a direzionare i capelli. Slick back, qua come sempre io ho questi capelli che vanno rifissati con un po' di prodotto, un po' di capelli spezzati tra le dita, quindi parte dietro e parte laterale, ok, andiamo a fissare bene e porto di nuovo in tenuta con la texture larga. Volendo gli potete andare anche a mettere una botta di lacca che tanto male non gli fa, però io preferisco di no perché non mi piace andare a riempirmi i capelli con troppa roba, soprattutto perché questa veramente essendo a base d'acqua l'andate a sciacquare anche solo in un secondo mettendo la testa sotto l'acqua, quindi veramente non c'è bisogno di andare poi a rimuovere lacche e eventuali altri prodotti. Oggi ho i capelli un pochino scorbutici, però ce l'abbiamo fatta. Vedete, una cosa un pochino più moderna, un po' più impostata. E in 2 secondi è fatta. Io questa la uso spesso la mattina quando sono di corsa. Mi sciacquo intanto le mani, senza sapone me le sciacquo, perché tanto, come vi ripeto, è a base d'acqua, quindi le mani ve le lascia pulite, non vi lascia le mani appiccicose. Noto che c'è qualche leggera imperfezione nei capelli là in fondo, ma non mi interessa perché tanto, ve lo ripeto, è proprio un prodotto molto semplice, molto intuitivo, è veloce, vi imposta subito i capelli. Come vedete, cioè, ci abbiamo messo veramente un attimo chiacchierando. Posso anche andare già a richiuderla e ne approfitto come sempre per farvi il 360. No, ok, adesso mi sta infastidendo quel capello che si è alzato, quindi vado giusto un attimo a riportarli giù col pettine sottile questa volta perché si vede che non ho impostato bene il capello. Poi tanto mi andrò a risciacquare le mani. Cioè, potrei anche tranquillamente andare ad applicare del prodotto in più, ma poi veramente, cioè, mi sporcherei fin troppo i capelli inutilmente. Sempre meno prodotto mettiamo, ovviamente meglio è perché la cute respira un pochino di più e ci facciamo anche un favore a noi stessi evitando di soffocare fin troppo la cute, ecco. Oggi non vuole stare, eh? Dai, niente, vogliamo litigare. Facciamo ammazzate allora. Facciamo una bella cosa, impostiamo il capello. Inizio ovviamente già a tirare, quindi sentite che fa una leggerissima resistenza. E in questo momento poi vado ad aggiungere una punta di prodotto aggiuntiva come al solito per andare a fissare un pochino meglio laddove queste imperfezioni mi stanno facendo letteralmente sbarellare. Così ne approfitto anche per fissare il retro. Posso fissare meglio l'angolo di qui. Ok, il capello è impostato. Niente, oggi si litiga. Oh, me li brucio con un accendino. Guardate, continua imperterrito, niente, non ne vuol sapere. Facciamo una bella cosa. Ve l'ho detto, cioè, comunque la tenuta è veramente quello che è di sta crema, quindi veramente
tenetela un po' con le pinze. Lucentezza nella media, ovviamente, essendo comunque a base d'acqua, non avrete quella lucentezza di una pomata a base d'olio, però è pur sempre lucente, non è una pomata opaca, quindi comunque un po' di lucentezza ve la offre. Io direi che oggi mi fermo qui perché veramente, se no, me li brucio con una fiamma ossidrica dal nervoso. Niente, ragazzi, vedete. Purtroppo è uno dei difetti di questo prodotto, ovvero l'impostazione, cioè o lo fate su capello subito umido oppure ci litigate un pochino. Adesso inizia a tirare, ovviamente, quindi faccio anche un pochino più di fatica a impostarla, però va bene così. Purtroppo poi avendo anche bagnato poco i capelli sono ancora un po' pazzi sotto, però intanto qualcosa si fa. Che pazienza. È quasi più simile a, possiamo dire, un gel leggero la tenuta. Specifico leggero, quindi non immaginatevi, che ne so, un hard glue che vi tiene i capelli fermi tutto il giorno, un po', poi quando inizia a cedere, come in questo caso, solo che solitamente a me inizia a cedere dopo 3 ore, adesso inizia a cedere subito, ma vabbè, dettagli che derivano appunto dal fatto che ho bagnato poco poco i capelli, però ce l'abbiamo fatta a impostarli. Io oltre così non vado a lavorarli perché altrimenti veramente me li strappo con il pettine, e adesso ne approfitto per farvi vedere il 360. Anche se ho già visto una cosa che mi infastidisce ancora. Che ok, a posto. Vi faccio vedere, non mi vedo in inquadratura, dovrei essere dentro, sopra, di lato. Facciamo un bel 360, tanto dietro ci sarà tutto un casino di capelli che si sparano in giro, però intanto vi faccio vedere appunto l'impostazione base del capello e come tiene il prodotto. Ovviamente è un po' morbidino, poi quando andrà normalmente ad asciugarsi del tutto avrete quella tenuta leggera in più. Come vi ripeto, si sciacqua molto facilmente, cioè è come lavarsi il sapone dalle mani, cioè come veramente, sì, come rimuovere il sapone dalle mani, non le lascia appiccicose. Profumazione che si avvicina secondo me di più alla bianca, ovvero quella opaca, però per quello che costa e per la velocità di applicazione che ha il prodotto, sicuramente è un buon prodotto. Se gli devo dare un voto da 1 a 10, gli do lo stesso voto che ha di tenuta, ovvero un 7, cioè si prende la sufficienza perché comunque il costo è relativamente basso, anche la reperibilità è relativamente, cioè è un prodotto facilmente reperibile, si trova da Tigotà, si trova bene o male in giro un po' ovunque e soprattutto si applica molto velocemente. Niente, basta, ci rinuncio, tanto io mo me li sciacquo. Si applica velocemente, è un prodotto veramente molto molto semplice da utilizzare, cioè l'avete visto, proprio una roba da 5 minuti in realtà di solito. Io come sempre vi consiglio di andare ad applicarlo su capello bagnato, ovviamente tiene un pochino di più su un capello un filino più lungo, quindi se avete i capelli a spazzola, così così. Ragazzi, non vi disturbo ulteriormente, anche perché poi questo video devo ritagliarmi il tempo per montarlo. Da Grooming Hairstyle questa volta è tutto, noi ci vediamo per altri video, ci vediamo venerdì con la sbarbata e come sempre, se sei depresso, mettiti i capelli in posa più spesso. Ciao ragazzi!